E rieccoci. Allora, abbiamo trovato questa famosa foto che ha postato Camille Glick, ma è su Facebook. Sì, ce l'hanno segnalato, ce l'ha segnalato il nostro amico Hermes Bianconero che ci E segue. salutiamo. Anche perché lo Ecco. conoscete anche, perché è anche collaboratore di Top Planet, quindi. Un'entrata su Giaccherini di quelle delle sue. Eh sì, questo è il suo benvenuto alla sfida. Si sta caricando, si sta caricando. Che tra l'altro, se non sbaglio, fu espulso con quel fallo. Era un No, non derby ti di qualche preoccupare, anno che se ne fa fa. un'altra viene Ah, espulsione noi nel siamo contenti, Champions. Lo eh. salutiamo, grazie per aver partecipato. Tanto dobbiamo salutare il prossimo ospite che è Alessandra Perillo e andiamo a vedere adesso la sua pagina Twitter di JLadies. Alessandra, benvenuta qui a Topcom. Ciao, ciao Alessandra. Alessandra, benvenuta. Scusate l'emozione, sono molto timida. Non ti Vabbè, dai, preoccupare, ora ti scioglierai. se te lo dice Caterina, non ci sono alternative, devi sceglierti per Iniziamo forza. a parlare un attimo del sorteggio, cosa ne pensi? Penso che tutte le squadre che sono in finale siano tutte. Ti sentiamo Sì. malissimo, forse sei in un punto dove non prende benissimo. Penso che comunque tutte le squadre che arrivano in semifinale di Champions League siano tutte forti. Ok, quindi. Ma tu prevedevi, cioè avresti voluto il Monaco? Diciamo che non avevo preferenze, perché arrivato a questo punto. Alessandra, ci sei? Io non. Sì, no, Sì. perché non No, riusciamo a perché io non capire se ti. capisco se cade la linea oppure. Infatti. Senti, raccontaci invece un pochino, mentre cerchiamo la vostra pagina su Twitter, Tu ci come. vedi, puoi confermarmi che è questa la pagina JLadies? No, no. Sì, la pagina Juventus Ladies su Facebook. Ah, su Ah, con Facebook. l'immagine del profilo, sì. Il logo nuovo della Juventus. Ok, quindi adesso Ah, su nel Facebook perché frattempo. stavamo cercando su No, Twitter. perché io gestisco solo quella su Ah, Facebook. ok. Raccontaci un pochino come nasce questa cosa, come. Allora, la pagina non l'ho creata io. L'ha creata Martina, un'amica che comunque ho conosciuto su Facebook, Sì? che saluto. Salutiamo Martina a questo punto. Sì. Mi ha scritto un giorno e mi aveva chiesto gentilmente se potevo aiutarla con la pagina. E Sì? io ho accettato. E da allora, appena possiamo, pubblichiamo qualcosa. Eh sì. Anche se Perché ultimamente la stiamo abbandonando un po'. siete troppo concentrati sulla squadra, Esatto, siete concentrati a dice. tifare perché io ti seguo il tuo profilo personale su Twitter e devo dire che sei, mi sembra un po' me quando vivo a Napoli, che c'è quell'ansia, ogni tweet, ogni cosa che viene postata è relativa alla Juve, quindi sei una tifosa accanita. Senti, adesso facciamo vedere anche la tua pagina su Twitter. Tu di dove sei, Alessandra? Sei più o Io meno del. sono della provincia di Salerno. Ah, Eh ok, sì, sì, si infatti. sente Esatto, che sei una mia corregionale. una conterranea. Senti, Ecco, io ecco. so anche, adesso cerchiamo di far vedere che tu hai due tatuaggi pazzeschi, Esatto, no? sì. Che riguardano proprio la Juve. Della Juve ne ho quattro. Quattro. Quattro, sì, ho pubblicato prima la foto su Ah, Facebook. adesso lo Ma andiamo a quello che cercare. ho visto, per il quale ti ho scritto, è Il logo recentissimo. nuovo l'ho fatto ieri. Ah, l'hai fatto il giorno dopo la partita col Barcellona? Esatto, però l'avevo prenotato un mese fa. Ah, ok, quindi è stato di buon auspicio. Senti, Ok, qua nel frattempo abbiamo abbiamo recuperato, trovato, sì. esatto, così facciamo vedere la tua pagina delle JLadies, ma senti, sono effettivamente solo donne e ragazze che Tutte partecipano a questa pagina o è aperta anche ai persone. maschietti? No, ci sono anche fans ragazzi. Ah, Anche guarda, qua. loro, Ecco, comunque, quello sì. è il tuo tatuaggio, sbaglio, che sto intravedendo. sì, quello lì, Quello. quello. Senti, ma al di là del tifo e tutto quanto, le partite tu a Torino sei mai riuscita a venire a vederle? Sei mai riuscita a venire? Sempre, l'ultima Sempre? volta, cioè sempre, diciamo ogni tanto, comunque l'ultima volta ci sono stata 2 mesi fa per la semifinale di andata di Coppa Ah, Italia, ok, perfetto, col Juventus-Napoli. Napoli. Ah, Ah, quindi ok. giustamente sei venuta a vedere Vabbè, proprio sono stata quella anche con l'Inter contro i e anche vicini di con casa, l'Inter. praticamente. Ok. Ma sei abbonata? No, vieni su solo ogni No, no, tanto. appena posso salgo. Sono stata anche con l'Inter a inizio febbraio. Ah, beh, Sempre in certo. casa, sempre allo stadium. No, ma io più che Quella con altro. il gol di Cuadrado, giusto? Quella.
Sì. Quella che abbiamo vinto col gol di Cuadrado. Volevo sapere tu cosa, se avevi votato il sondaggio e cosa ne pensavi. Chi è stato secondo te il migliore nella doppia gara Barcellona? Allora, io ho amato l'atteggiamento di tutti i ragazzi in entrambe le sfide col Barcellona. Però il mio preferito in assoluto è proprio Mandzukic. Io, guarda, io sono Un signor giocatore. da quest'anno, soprattutto da quando Allegri gli ha cambiato la posizione in campo, è diventato Un altro. davvero uno dei miei Come corre preferiti. lui in campo, è un guerriero. Ma poi sta dimostrando anche di avere doti tecniche che probabilmente prima non si. Attacca, difende, fa tutto lui. E poi appunto anche, dicevamo, doti tecniche importanti perché sono spesso anche belle sponde di testa, di tacco addirittura, quelle sovrapposizioni di Alexandro ormai sembra che le abbiano provate da anni in realtà, è pochi mesi che giocano così ma sembra che si trovino proprio bene anche loro insomma. Sì, ma questo è importante perché lui, Mario, ha capito che se voleva giocare doveva sacrificarsi, altrimenti sarebbe stato il sostituto di Eh Higuaín, sì, parliamoci chiaro. assolutamente, avrebbe E giocato molto poco. quindi pur di giocare si sta, tra virgolette, sacrificando, ma lo fa con dedizione. Cioè lui è, secondo me, una persona nata per sacrificarsi. Assolutamente, e tra l'altro in quel ruolo lì praticamente sta facendo un po' il vice Pogba in qualche modo, no? Nel senso È che anche più forte di forse Pogba. sicuramente corre di più, se posso dire la mia, nel senso che Pogba Anche lo Pogba difficilmente di lo vedete. quest'anno, tra Sì. l'altro, Anche se ieri quindi stava per fare un gol in rovesciata che sarebbe il stato. talento è talento, Eh sì, la mamma tecnica e le doti naturali ci sono. Senti Alessandra, ma la pagina adesso dicevi che l'avete un pochino abbandonata, ma pensate di recuperarla, di riattivarla un pochino? mia. Sì, comunque in questi giorni sto pubblicando qualcosa. Alessandra, Non ci sentiamo ti più. abbiamo perso, non ti sentiamo più. Ringraziamo allora Alessandra Perillo, abbiamo fatto vedere la sua pagina Facebook di Joy Ladies. Grazie per essere stata con noi, Alessandra.